diciamo che siamo bravi a complicarci la vita da soli. La squadra anche stasera è partita contratta a rincorrere l'avversario, poi però devo dire che ha avuto una gran bella reazione e alla fine ha meritatamente vinto. Toccherà lavorarci sopra, l'allenatore deve capire per quale motivo questa squadra mi approccia in questo modo e credo che poi, superato questo periodo, sicuramente è una squadra che per le caratteristiche tecniche e di grinta che ogni elemento ha sicuramente verrà fuori. È indubbio però che anche questa sera abbiamo faticato. Beh, vincere è bello sicuramente, così non lo è tantissimo. Abbiamo iniziato a giocare tardi, ma onestamente Ortona ha giocato bene, quindi merito a loro, voglio dire, i punti che hanno in classifica sono sicuramente meritati. Noi dovevamo iniziare subito, purtroppo dobbiamo toglierci questo problemino che è molto serio. Io inizio ad avere una sensazione però, che le squadre vengono qui per giocare contro Tripalda, che è una buona squadra, giocano al massimo perché è bello vincere contro Tripalda. E questo ce ne dobbiamo ancora rendere conto, soprattutto della nostra forza. Probabilmente, secondo me, succede questo, insieme ad altre cose che sono soprattutto tecniche. Poi risolveremo anche questo. I sentimenti sono assolutamente positivi a tutta la squadra perché abbiamo giocato comunque con la prima in classifica, veniva da 3 vittorie. Era una squadra che non mollava mai, in difesa non faceva cadere un pallone, comunque era sicura di se stessa, perché quando vieni da 3 vittorie con squadre come Corigliano, Reggio Emilia, Padova, buoni team. Comunque ci hanno messo sotto i primi 2 set, noi eravamo forse un po' contratti, siamo partiti tutti e due i primi 2 set all'inizio contratti, poi ci siamo sciolti, ci siamo sempre venuti incontro. Questa è la squadra, secondo me è quello che deve fare la nostra squadra, non sfilacciarsi mai. Abbiamo Padova e Loreto. Sono due match molto, tutti i match sono importanti, però Padova è una gran bella squadra e speriamo di andare a far bene lì a Padova.